Eric D'Arcole, non edizione del Mandamento Tour, vi è avvicinata la 10ª edizione che insomma sarà un appuntamento importante. Oggi una bella giornata di sole, ma siete sempre fortunati con il tempo, tanti podisti, questa giornata piace tanto. È vero, dici bene, infatti tranne mi ricordo una o due edizioni che abbiamo preso un po' di pioggia, però per il resto siamo veramente fortunati. Può darsi che qui la Madonna ci aiuti ogni volta. Sì, hai detto bene, la 9ª edizione e siamo felicissimi perché tra l'altro oggi diciamo sono partiti in 130 e la cosa ci fa solo piacere, visto che molti sono andati anche alla maratona di Pisa, e tra l'altro c'era anche un'altra gara, una concomitanza, però il discorso del mandamento, dell'allenamento, del territorio, il fatto di fare questo giro unico panoramico, tra l'altro oggi c'è una visuale splendida quando andranno verso Pollutri, quest'anno l'abbiamo patrocinato anche con il comune di Pollutri, quindi abbiamo coinvolto anche l'amministrazione comunale, come dicevo, di Pollutri, ed è una bellissima festa. Sì, la 10ª edizione sarà, sì, sono passati 10 anni, dici bene, e spero che sarà un evento ancora più bello. E siamo qui a lavorare, riprenderemo tra non molto, riprenderemo con la 3ª edizione del campanile, e tutto questo lo dobbiamo sia alle amministrazioni comunali di ringraziamenti di Casalbordino, e al sindaco, agli assessori e al vice sindaco, e più all'amministrazione comunale di Pollutri e soprattutto agli sponsor che ci sono sempre vicini. E innanzitutto devo ringraziare il Conad che quest'anno ci ha offerto il ristoro che andremo a consumare poi dopo la manifestazione, e tra l'altro ringrazio anche l'AMES per il pacco gara, ringrazio l'assicurazioni Morelli di Casalbordino, ringrazio la cantina Alberto Tiberio perché ci ha offerto il vino, quindi tutti questi sponsor ci vogliono bene, ci aiutano ogni volta per cercare di fare meglio. Il Mandamento Tour è nato prima della vostra associazione sportiva e infatti lo spunto poi per dar vita ai Runners Casalbordino è nato proprio dal successo di questa manifestazione. Vi siete costituiti, state crescendo, organizzate 2 gare in un anno, quindi questa giornata e poi la notturna del campanile. Insomma, con questo sport non vi volete fermare mai, anche perché voi terminato un appuntamento già pensate al prossimo, quindi siete veramente un motore. Sì, diciamo che stiamo facendo, sì, siamo giovani e abbiamo fatto tanto, diciamo pure questo, perché quest'anno, soprattutto quest'anno, il 2019 è un anno spettacolare, perché noi abbiamo organizzato la seconda notturna del campanile, però devo ricordare che abbiamo fatto anche una manifestazione al Torino di Sangro, sempre nel circuito del Corri l'Abruzzo, e quest'anno probabilmente andremo a ripetere. E sì, il Mandamento Tour è nato tutto da qua, hai detto bene, mi ricordo la prima edizione fu nel 2011, eravamo 7 persone, da lì poi ci siamo un po' evoluti e abbiamo pensato di creare l'associazione Runners Casalbordino, ma si può dire che è partito tutto dal mandamento, dici bene.